Ripartiamo da qui, da capo, dal 4 maggio 2004, dossier 27938-04. 04, atto reperito nella cancelleria del giudice Stefano Maria Pia Civardi a circa un anno dai fatti. Questura di Milano, ufficio prevenzione generale, volante Baggio, quarto turno. Milano 45-2004. Oggetto, annotazione inerente alla prima attività di indagine eseguita in questa via Lorenteggio Civico 30, presso locale adibito a negozio, in merito ad una persona indagata in stato di libertà, tale Russo Angelo, nato a Piazza Armerina Enna il 12/4/1948, residente a Milano in via Giambellino numero 48, generalizzato a mezzo carta d'identità numero eccetera. Rilasciata dal comune di Milano, eccetera, nulla facente, scuola dell'obbligo, viene nominato difensore d'ufficio, avvocato Selleri Paola del Foro di Milano, ufficio legale in Milano via Spartaco numero 28, persona accompagnata in ufficio per identificazione ed indagata in stato di libertà per il reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, violenza privata, minacce gravi. Al signor dirigente l'ufficio prevenzione generale, al signor dirigente il commissariato Porta Genova, il commissariato Porta Genova, e per conoscenza al signor dirigente la Digos, al signor dirigente la squadra mobile, sede. In data odierna, alle ore 19:10, per motivi di opportunità negli uffici della Questura di Milano, il sottoscritto agente di PG, assistente Pacuola Roberto, coadiuvato dall'agente scelto De Angelis Giuliano, con la presente riferisce quanto segue. Alle precedenti ore 16:15, su disposizioni della locale CO, questo equipaggio si portava all'indirizzo in oggetto in merito ad una lite verbale, in merito all'affitto del summenzionato locale. Giunti sul posto si prendevano contatti con il richiedente, tale Corriero Francesco, nato a Bari, residente a Milano in via Novara 562, identificata a mezzo patente di guida, eccetera, rilasciata, dalla MCTC di Milano il 16/4/99, con scadenza, eccetera. Il Francesco Corriero riferiva di aver stipulato contratto di locazione commerciale e relativo deposito cauzionale. Con il Russo Angelo, in data 30 aprile 2004, dove gli veniva dato in affitto il locale adibito a negozio ed il retrobottega ubicato nella via Lorenteggio Civico 30, ricevendo le chiavi degli ingressi e precisando che detto contratto aveva avuto inizio il 1 maggio 2004, con scadenza il primo, eccetera, rinnovabile per altri 6 anni ad un costo di euro 5.000 annui, con rate trimestrali di euro 1.250, come da documentazione esibita dal Corriero Francesco. Nella giornata odierna il Corriero Francesco, entrato nel suo negozio, si accorgeva della presenza del Russo Angelo, che nel contesto aveva posizionato il proprio computer all'interno del retrobottega, collegandosi alla presa della corrente elettrica. Da qui ne nasceva una discussione sull'utilizzo del locale dell'impianto elettrico, dove il Corriero Francesco dichiarava di aver stipulato un contratto con l'AEM per l'erogazione della corrente elettrica e per l'uso esclusivo del negozio nella sua totalità. Il Russo Angelo lamentava un accordo precedente verbale che il retrobottega, anche se inserito nel contratto dato in affitto, era da considerarsi a suo uso, invitandolo a formalizzare una dichiarazione di quello che diceva, insomma. Eccetera, vabbè, qui non si capisce, ma non serve. Ne nasceva una lite, dove nel togliere la spina dal computer dalla presa elettrica, il Corriero Francesco faceva cadere a terra la centralina Fastweb, danneggiandola.
per poi, non trovando risoluzione al problema, anzi ricevute minacce di morte dal russo Angelo al fine di evitare di non tollerare la sua presenza all'interno del negozio in affittato, il Corriere Francesco chiedeva l'intervento della Polizia di Stato, cioè della Polizia d'Italia, no? Gli